I parenti e gli amici più cari, raccolti nel dolore più profondo, i colleghi della Camera di Commercio, gli amici, i compagni di squadra, i compagni di classe o di catechismo, di Ravenna e di Roncalceci, insieme agli insegnanti, erano in tanti questo pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Evangelista per l'ultimo saluto a Claudia Torsani e i suoi figli Alessandro e Federico Baioni. Verso le 16 sono arrivati, uno dopo l'altro, accolti dal silenzio e dalla commozione, prima la mamma e a seguire i suoi due bimbi in due bare bianche. La messa è stata celebrata da Don Ugo insieme a Don Giorgio. Entrambi conoscevano bene Claudia, Alessandro e Federico. Don Ugo era il loro parroco. Don Giorgio aveva celebrato il matrimonio tra Claudia e Alfredo, il padre dei ragazzi. Nell'omelia Don Ugo ha ricordato Claudia, madre attenta e amorevole, e i suoi figli, vivaci, pieni di vita. Prima della fine della messa, la parola è passata per un breve ricordo ad alcuni amici e parenti. Poi papà Alfredo ha ricordato i suoi angeli, Ale e Ico, e Claudina, che gli resteranno per sempre vicini, per guidarlo e aiutarlo ad andare avanti. Sono certo che Claudio, Alessandro e Federico sono partiti per il grande viaggio con la stessa gioia con cui partirono alcuni giorni fa assieme al papà Alfredo. Mentre i nostri occhi sono pieni di lacrime, sono certo che i loro sono pieni di luce. La mamma Claudia ha vissuto la propria vita e la propria missione come un dono, un mandato ricevuto da Dio. Ha rifiutato, per così dire, di possedere una propria esistenza e di vivere per se stessa, ma col consueto sorriso sulle labbra ha donato tutta se stessa ai suoi due figlioli meravigliosi, vivaci, quasi irrequieti, esuberanti, profondamente generosi. E proiettarmi nel futuro. Spuntava l'aurora del 15 agosto, il giorno in cui la Chiesa celebra l'assunzione di Maria in cielo in anima e corpo. E in quella stessa ora salivano al cielo una mamma e due figli. Sentire le parole di Santa Teresa del Bambino Gesù che diceva: io non muoio, ma entro nella vita, perché non è la morte che verrà a cercarmi, ma il buon Dio. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.